Dai trilli alle castagne, dalle patate ai prosciutti, ieri a Trevico il meglio dei prodotti dei terreni agricoli locali è stato al centro del convegno sul tema i prodotti agroalimentari tradizionali, un'opportunità per il territorio e una garanzia per il consumatore. Presso la stazione enogastronomica si è discusso dei PAT, di zootecnia montana, dello sviluppo delle piccole produzioni, di CRIPAT e prospettive per il territorio, punto sul quale ha relazionato Vincenzo D'Amato, presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari di Avellino. Noi dovremmo essere la professione che li supporterà in tutti questi percorsi che loro vogliono iniziare o intraprendere, o che già hanno iniziato, come il Comune di Trevico, come avete sentito all'introduzione del Sindaco, ha dei prodotti già inseriti nell'ambito dei PAT. Quindi il nostro scopo con questo centro di riferimento regionale, che è il CRIPAT, il centro di riferimento regionale sulle produzioni agroalimentari, ha la caratteristica di fare emergere il sommerso. Sicuramente bisogna cogliere le occasioni, perché questa è un'opportunità che poi non si ripeterà. Lo dovremmo fare anche sfruttando quello che la Regione ci mette a disposizione, mi riferisco soprattutto al PSR, a questi programmi che danno possibilità alle aziende agroalimentari di poter beneficiare di finanziamenti per migliorare le proprie aziende e quindi continuare le tradizioni e la storicità di questi prodotti che sono presenti ormai nei nostri territori da tantissimi anni. Trevico è un'occasione importante per parlare di prodotti agroalimentari tradizionali, lo è perché ha un primato rispetto ad altri paesi, in quanto in questo territorio ci sono 4 produzioni agroalimentari tradizionali, mi riferisco al prosciutto di Trevico, alla castagna, alla patata e ai trilli. E oggi noi abbiamo organizzato questo convegno proprio per valorizzare tutti i prodotti agroalimentari tradizionali italiani sotto il profilo di un marchio di qualità che tutela quindi le produzioni. Un'estate in tour, parte il nuovo format di Telenostra e Prima TV. Vi accompagneremo nelle sagre, nelle feste patronali, nelle fiere, in tutti gli eventi culturali e non della provincia di Avellino. Andremo nei singoli paesi, andremo nelle singole comunità per raccontarvi la loro storia. E abbiamo avviato questa nuova avventura insieme ad Anna, insieme ad altri colleghi che ci accompagneranno per tutta, diciamo, la primavera, ma anche soprattutto l'estate, per raccontarvi appunto i paesi d'Irpinia, le feste d'Irpinia, la bellezza e la felicità dell'Irpinia. Ma io adesso mi fermo, passo la parola ad Anna Guerriero, poi fra un po' vi faremo capire da dove partiamo, da una manifestazione bellissima. La parola alla bellissima Anna Guerriero. Sì, è proprio così, no, che io sono bellissima, è proprio così, è cominciato davvero tutto per scherzo, spero e mi auguro che nel corso delle varie trasmissioni, dei vari appuntamenti riusciamo ad essere abbastanza seri. Michele, nonostante sia iniziato tutto così, tra poco vi sveleremo dove siamo, vi dico solo che abbiamo deciso di cominciare dall'alto, dal punto più alto dell'Irpinia. Sveliamo il posto in cui siamo, Anna. Siamo a Trevico, nel punto più alto, possiamo dire, uno dei paesi più alti dell'Irpinia, per la disfida del soffritto. Poi vi racconteremo di cosa si tratta. Sindaco, è un'emozione, è la prima di tante trasmissioni di un format nuovo per Telenostra. Abbiamo iniziato proprio qui a Trevico, anche grazie alla vostra collaborazione. Grazie, speriamo allora che porti fortuna anche a Telenostra questo inizio. Noi ce la metteremo tutta sicuramente affinché questa manifestazione vada a buon fine. Abbiamo quest'onere di organizzarla perché siamo stati vincitori della disfida l'anno scorso a Troia e faremo del nostro meglio. Credo che l'iniziativa di Trevico, al di là di quelle che sono sagre o rappresentazioni enogastronomiche, significa soprattutto rilanciare un'economia, quella delle piccole produzioni locali, che nella nostra provincia, nella provincia di Avellino, trovano forte albergo.
La dirigente dell'ASL Morgante ha dato garanzie rispetto all'ospedale di Ariano, che sarà DEA di primo livello. Resta da capire cosa sarà l'ex-scuoli di Sant'Angelo dei Lombardi. In merito il sindaco Rosanna Repole chiede che vengano rispettati gli investimenti del progetto pilota e un'assunzione di responsabilità nei confronti della popolazione dell'Alta Irpinia. Io credo che per quello che è stato il dibattito, che mi ha visto anche in contrapposizione in questo periodo, proprio sul futuro dell'ospedale Criscuoli, credo che sia arrivato un momento che, considerando anche gli investimenti che sono stati fatti rispetto al progetto pilota, perché ci sono sicuramente, bisogna assumersi delle responsabilità precise da un punto di vista sanitario e dare delle garanzie non ad una comunità ma a tutta l'Altirpinia, a tutti i 25 paesi dell'Altirpinia. Faccio un esempio: se prima si parlava nell'ambito della stessa ASL che si poteva fare un ragionamento sull'ortopedia Solofra-Sant'Angelo, oggi credo che sia doveroso ragionare fra Sant'Angelo ed Ariano, sapendo che Ariano ha il suo bacino d'utenza e legittimamente aspira a diventare DEA di primo livello, ma i cittadini dell'Altirpinia non possono essere abbandonati, hanno diritto ad avere un livello di assistenza ospedaliera, di pronto intervento dignitoso, e quindi bisogna fare una serie di aggiustamenti. Credo che in una rinegoziazione dell'atto aziendale, perché bisogna rinegoziare l'atto aziendale, tutta questa tutela per l'ospedale di Sant'Angelo ci debba essere, riconoscendo anche l'impegno che per le strutture con il progetto pilota è stato fatto. È ufficiale, la chiesa della Stella del Mattino, situata nella storica contrada Mattinella di Andretta, è santuario diocesano. Lo ha annunciato alla comunità andrettese nelle ultime ore il vescovo della diocesi di Sant'Angelo dei Lombardi, Monsignor Pasquale Cascio. Soddisfazione e gioia nelle parole di Don Piercarlo Donatiello, che da parroco di Andretta sarà il rettore del nuovo santuario. È un momento di grande soddisfazione perché viene sancito ufficialmente quello che è già da sempre vero nella fede popolare. Il Vescovo ha accettato veramente volentieri di redigere questo decreto per poter mettere chiarezza, fare chiarezza rispetto a questa chiesa che da oggi in poi può fregiarsi ufficialmente del titolo di santuario. Quando è stato dato l'annuncio e ci racconti l'emozione dei fedeli? Certamente la chiesa era abbastanza gremita e tutti hanno concluso davvero la lettura del decreto con un grande applauso, perché questa chiesa è molto cara a tutti gli andrettesi, oltre che ai vallatesi chiaramente, che giungono in pellegrinaggio qui. Il tutto a poche settimane dalla festa della Stella del Mattino. Sì, stiamo già lavorando con il comitato per preparare anche quest'anno una festa degna di questo nome, che sia un momento veramente di spiritualità, un momento di coesione sociale e anche un momento di distensione. Al via Calitri, presso il quartiere fieristico, la 37esima edizione della Fiera Interregionale, con il taglio del nastro affidato al presidente della provincia di Avellino, Domenico Gambacorta. Presenti tra gli altri il sindaco di Calitri, Michele Di Maio, il presidente delle APSAIM, Nino Campana, e tanti altri amministratori altirpini, tutti insieme per dare voce ad un territorio, quello dell'Alta Irpinia, sempre più in difficoltà, che vede nella fiera un'occasione di crescita e di sviluppo. Ai nostri microfoni il primo cittadino di Calitri ed il presidente della provincia. Intanto, in una crisi generale che investe tutto il Mezzogiorno e soprattutto le zone interne, noi proviamo a rialzare la testa, e quindi ormai sono 3 anni consecutivi che facciamo doppia fiera, non solo un'edizione, 2 edizioni all'anno, e l'anno scorso addirittura 3, anche con quella degli uccelli. La crisi purtroppo attanaglia queste zone interne, lo spopolamento è sotto gli occhi di tutti. Questa 37esima fiera vuole dare una speranza a queste zone interne. Dobbiamo lanciare un grido di allarme, perché gli investimenti in quest'area, soprattutto della comunità montana Altirpinia, non ci sono investimenti. Sì, intanto congratulazioni, perché essere arrivati a 37 edizioni, una fiera che è nata subito dopo il 1980, vuol dire che c'è chi ci lavora tutti i giorni e tutto l'anno
per cercare di raggiungere questo obiettivo. E quindi un complimenti anche all'amministrazione comunale di Calitri, al sindaco, che su questa fiera hanno puntato molto nel corso di questi anni. È un'occasione, è un faro sull'intera zona orientale dell'Irpinia, perché consente a tanti artigiani ma anche a tanti produttori nel settore alimentare di essere presenti, di farsi conoscere. Speriamo che nei prossimi giorni il tempo regga e consenta a tanti visitatori di venire qui a Calitri. Grande successo anche per la seconda tappa di Estate in Tour, il nuovo format di Telenostre Prima TV, con l'obiettivo di essere in prima linea in tutti i comuni irpini per raccontare gli eventi dell'estate 2018. Dopo la tappa di Trevico per la disfida del soffritto, ieri sera Estate in Tour ha fatto tappa alla 37esima edizione della Fiera Interregionale di Calitri. Per la 37esima Fiera Interregionale di Calitri stiamo ospitando diverse proloco qui alle nostre spalle. Tra poco insomma vedremo tutti i prodotti tipici enogastronomici e artigianali che sono presenti in fiera e non solo. Le cannazze non si cucinano in questo modo, ma si spezzano, vedete, eccolo qua. Si fanno 5 parti e praticamente il segreto è il ragù. Nel ragù si mettono gli involtini, si mettono le costolette di agnello, le salsicce fresche e Non esageriamo. Diciamo, la vecchia ricetta prevedeva anche la cotica, gli involtini di cotica, ecco. Stasera vi presentiamo dei piatti tipici poveri della nostra tradizione paesana, usati soprattutto nel secondo dopoguerra, quotidianamente. Oggi sono diventate delle prelibatezze che si mangiano soprattutto la domenica o i giorni di festa. Un, due. Emiliana maestra di banda. A Cinguleia. A Cinguleia. Ma è Michele, vai, vediamo, dai Michele. Va bene. Michele sulla tavola però, dai, vai. Come devo fare adesso, signora? Adesso così. Vai. Con le dita così. Vabbè, qualcosa mia nonna. Sì, bravo. Un applauso a Michele. Vediamo come si fa la ceramica qui a Calitri. L'acqua serve per far scivolare. Adesso devo mettere l'argilla, deve girare perfettamente come gira la girella. Per mettere a 100 si tira l'argilla verso di te o si spinge. Emiliana, mi vieni in aiuto? Sto male. Tutto. Ok, racconti. Questi sono i nostri dolci tipici cairanesi. E, questa è pasta fritta con dello zucchero, queste sono le zeppole e queste sono le crispatelle che sono condite con miele e noci. Chiudiamo così da Calitri. È andata benissimo, credo, questa nuova puntata di Un'estate in Tour. Il liceo Francesco De Sanctis di Sant'Angelo dei Lombardi anche quest'anno ha partecipato all'evento I Classici contro la manifestazione 2018, che è stata dedicata al tema Diche, ovvero giustizia tra Olimpo e Terra. Tra le altre è stata di spessore l'iniziativa che si è tenuta questa mattina presso l'Abbazia del Goleto, dove centrale è stato il monologo sulla giustizia ed il coraggio politico, ispirato alla figura di Giovanni Palatucci, messo in scena dagli studenti del laboratorio Grammata del liceo e seguito dall'intervento dell'attore Sebastiano Somma, il quale, accompagnato dalla professoressa Maria Marandino, ha ricordato le sue emozioni nel venire in Alta Irpinia per interpretare proprio Giovanni Palatucci nella fiction Rai Senza Confini. Il tema dei classici contro quest'anno è quello della giustizia, della Diche, e abbiamo affrontato questo tema a 360 gradi attraverso appunto relazioni di docenti di filologia classica, di teologia, e attraverso l'approfondimento di una figura del territorio, Giovanni Palatucci. Questo grande onore di avere Sebastiano Somma oggi con noi è proprio perché i ragazzi possano conoscere meglio una figura emblematica della giustizia nel suo più alto significato civile. Credo che abbiano preparato un percorso molto molto interessante, poi
la cornice altamente suggestiva dove ci si può raccogliere e confrontarsi. Insomma, io sarò soltanto, come dire, testimone per quello che ho fatto a livello professionale, perché ho interpretato, appunto, ho avuto questo grande, altissimo onore di interpretare la figura di Palatucci. Giustizia e coraggio politico, quale può essere un messaggio per le nuove generazioni? Ma, essere, come diceva appunto Socrate, coerenti, se vogliamo sintetizzare al massimo. La coerenza è cercare di credere fino in fondo in se stessi e soprattutto prendere distanza da quella che è l'opinione degli altri.